Grazie Presidente. Direi che sulla valorizzazione dell'area di Cala Mosca siamo tutti d'accordo ed è per questo che sostanzialmente il dibattito, diciamo, sotto questo punto di vista è anche abbastanza monocorde, per cui l'impegno di una valorizzazione generica può essere assunto al netto di quelle che sono le difficoltà note sia in termini burocratici che in termini economici. Altro discorso invece è fare una valutazione più globale sul fronte urbanistico e ambientale della zona che, come è stato ricordato da altri che mi hanno preceduto, ha un valore probabilmente inestimabile, essendo veramente raro, difficile trovare un tratto di terreno e soprattutto di costa affiancata all'edificato urbano così vergine sia sotto il fronte naturalistico che sotto quello urbanistico, quindi ringraziamo la presenza dei militari che di fatto hanno reso possibile preservare quello che abbiamo, perché soltanto un pochettino più sotto, in una zona altrettanto bella, altrettanto suggestiva, noi cagliaritani siamo riusciti in grado di realizzare quell'obbrobrio che sono i palazzoni di Cala Mosca e tutto quello che poi concerne anche la parte dell'Arenile, salvaguardando invece il Borgo Vecchio che a me personalmente come edificato piace. E per cui quello su cui invece dobbiamo lavorare, sicuramente non a seguito di questa mozione, è cosa poi vorremmo fare della zona di Cala Mosca. Io personalmente sono molto favorevole al mantenere l'ambiente naturale il più vergine possibile e il più compatibile che quello che è lo stato attuale, cioè proprio la possibilità di lasciare una macchina abbastanza distante sia dalle spiagge che dal promontorio e poter fare una camminata come se avessi fatto 300-400 km per addentrarmi nel centro della Sardegna o nelle coste più isolate. E da questo punto di vista, quindi, la vicina acquisizione della strada che porta poi su verso l'Estabulario, verso lo stabilimento La Paillotte, anche quella va recuperata, ma con un particolare sensibilità, diciamo, ambientale, evitando il più possibile l'accesso alle auto per le quali dovrà poi essere trovato un sistema di trazione attraverso dei piccoli autobus elettrici, le biciclette, insomma, via dicendo. Ecco, quindi da questo punto di vista lavoriamoci. Piuttosto, io tempo fa ho iniziato a verificare le problematiche della spiaggia di Cala Mosca, per cui preannuncio già all'assessore una prossima interrogazione su quello che concerne sia il lato spiaggia sia l'edificato dell'albergo, perché magari sarà opportuno fare un po' il punto di quella che è la situazione. Grazie. Grazie.